Bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari in studio, Silvia De Sandi. Continua il viaggio di Telebari nell'universo dei poveri, una categoria che è in crescita e che continuerà ad aumentare. Cristina Ferrigni questa sera ha incontrato qualcuno di loro davanti ad una mensa cittadina. La mia famiglia di primo grado era quella che stava meglio di tutto il sistema familiare. Poi sono passato agli ultimi posti per una serie di malattie, non solo mie, ma anche di mia moglie. E adesso si ritrova qui. In tutto il mondo, le nuove povertà, chiamiamole così. Non esitano a definirsi nuovi poveri. Sono in attesa di un pasto caldo davanti alla mensa delle suore missionarie della carità. Una consuetudine ormai consolidata anche per chi, fino a prima di perdere lavoro e famiglia, conduceva una vita pressoché normale. Aumenta la povertà e la percentuale di persone in stato di necessità che si rivolgono alle strutture assistenziali cresce giorno dopo giorno. Lo dimostrano le code davanti alle mense della Caritas diocesana, ma anche nei punti di accoglienza gestiti dai volontari che offrono pasti e indumenti. L'idea della povertà si allarga. Bisognosi non sono più soltanto i senza tetto, ma tutti coloro che non riescono a soddisfare il fabbisogno quotidiano. Poveri sono anche i pensionati, circa il 43% percepisce tra 500 e 1000 euro al mese, più della metà di loro dice di non farcela. Poveri sono anche i papà separati, i single e chi ha perso gli affetti. Ma lei perché viene qui a mangiare? Perché non so dove andare a mangiare, non so casa, non so lavoro, non so niente, non so soldi nella tasca. Prendo 5 euro al giorno Ha sempre fatto questa vita? da 5 anni. Prima? Prima stavo bene, lavoravo con la ditta e prendevo 3 milioni al mese. Per cambiare una moglie, un amante, ci vuole un po' di soldi. Ecco. Siccome poi sono stato lasciato da mia moglie e l'amante non lo sapeva perché sono diventato un po' poverello, purtroppo che ci si posso fare? Emergenza occupazione, si allarga il fronte della protesta e si torna ai cancelli della Bridgestone. Stavolta però in presidio non ci sono gli operai della multinazionale giapponese. Ci dice tutto Silvia Di Pinto. Un triste déjà vu, scene già viste, si torna a protestare ai cancelli della Bridgestone. Stavolta però non sono gli operai dello stabilimento barese, ma i 14 dipendenti della Sodexo, la ditta che gestisce il servizio mensa, appaltato dalla multinazionale in proroga dal 1 gennaio. I dipendenti della Sodexo per anni hanno preparato e servito i pasti agli operai della Bridgestone e ora rischiano di rimanere a bocca asciutta. L'accordo che ha scongiurato la chiusura dello stabilimento barese, infatti, prevede turni e orari ridotti da 8 a 6 ore per 5 giorni a settimana e 270 lavoratori in meno nei prossimi 2 anni. A farne le spese potrebbero essere proprio cuochi, camerieri e magazzinieri che non hanno più a chi dare da mangiare. Prima della crisi facevamo 800 pasti al giorno, raccontano i 14 dipendenti in presidio. Già da inizio gennaio invece abbiamo toccato il fondo con poco più di 100 coperti solo per gli impiegati. E poi c'è la questione del rimborso. La Bridgestone ha aumentato il costo pasto a dipendente da meno di 1 euro a 2,50 euro, e mentre i sindacati trattano i lavoratori ai cancelli, chiedono di ottenere almeno la cassa integrazione. È l'unico strumento che ci consente, in caso di continuità del servizio, di gestire l'esubero delle ore. Nell'ipotesi malaugurata in cui il servizio non avesse continuità dal 1 di marzo, comunque garantisce una tutela del reddito per questi lavoratori. Noi siamo disposti anche ad entrare, però fino a un certo punto, ma non a far sfruttarci in questa maniera, di lavorare un giorno alla settimana e stare fuori. Abbiamo tutti quanti una famiglia, abbiamo dei figli, abbiamo una casa, abbiamo un mutuo da pagare. Che dobbiamo fare? Ed è stato rinviato al 10 febbraio prossimo un nuovo incontro tra sindacati e azienda sul possibile licenziamento per i dipendenti del gruppo Troni. 35 le persone che rischiano di perdere il lavoro in Puglia. 15 a Bari, nei 3 punti vendita di Viale Einaudi, via Zeppitelli e Corso Vittorio Emanuele. L'annuncio è arrivato dalla società DPS Group, proprietaria del marchio Troni, che ha comunicato ai sindacati l'avvio delle procedure per mandare a casa una parte dei lavoratori. Voltiamo pagina, Italy diventerà a breve un supermercato. La creatura di Oscar Farinetti, inaugurata a luglio come mostra mercato, ha chiesto i permessi al comune. Ieri è arrivato il via libera della commissione urbanistica e non sono mancate le polemiche. Abbiamo intervistato l'assessore allo sviluppo economico, Rocco De Franchi.
Come per legge abbiamo, come ripartizione di sviluppo economico, chiesto un parere alla ripartizione urbanistica, che è stato reso nella giornata di ieri e che è un parere, per quanto ho avuto modo di leggere io, favorevole. E quindi dopo questo parere gli uffici stanno procedendo alle valutazioni del caso. Immagino daranno questa autorizzazione nei prossimi giorni, se ci sono i requisiti di legge ovviamente, perché stiamo facendo anche altri ulteriori controlli. Era stato sollevato in un primo momento il problema dei parcheggi, che cosa ha detto la Commissione Urbanistica? Anche sui parcheggi hanno proprio esplicitato in maniera molto analitica, per quanto ho avuto modo di leggere e di vedere, che i parametri da parcheggio sono assolutamente rispettati, anzi c'è una sovrabbondanza di parcheggi anche rispetto alle stringenti previsioni normative della legge regionale e della legge statale. C'è qualcuno che dice che le autorizzazioni state concesse in tempi record, in tempi più veloci rispetto al normale. Il Comune che cosa risponde? Questo qualcuno è male informato, perché nel 2013 il Comune ha rilasciato 16 autorizzazioni M3 per medie strutture, con tempi di istruzione, di istruttoria delle pratiche assolutamente in linea con quelli che, del caso di cui stiamo trattando in questo momento. Si è agito nell'esercizio legittimo di funzioni di indirizzo improntate a grande ponderazione, lo sottolinea il presidente della giunta regionale pugliese Nichi Vendola, che con una nota interviene in merito alla vicenda che coinvolge il capo di gabinetto della regione Puglia, Davide Pellegrino, indagato per abuso di ufficio. A Pellegrino ieri è stato notificato dalla polizia un invito a comparire il 3 febbraio davanti al PM per fatti successivi all'uccisione della psichiatra Paola Labriola, accoltellata da un suo paziente il 4 settembre dello scorso anno in un centro di salute mentale di Bari. Un ticket generazionale per rendere plasticamente, trasformare in concretezza quello che ho raccontato in questi 8 mesi di Sedia Rossa Tour. Pietro Petruzzelli spiega così le motivazioni del suo sostegno ad Antonio De Caro nella corsa primo cittadino attraverso le primarie di centrosinistra. Nel pomeriggio Petruzzelli ha voluto incontrare i suoi sostenitori. Le primarie si sono fatte soprattutto grazie alla nostra spinta, ha spiegato, ma non le avremmo vinte perché purtroppo non vale solo il voto di opinione. Mi sto fidando di Antonio, concluso. Mi farò però garante affinché si realizzi un'idea di città diversa, guidata da un centrosinistra diverso. Ed è ancora emergenza acqua a Bari Vecchia. Oggi i residenti hanno incontrato il prefetto alla presenza di Acquedotto Pugliese. Vediamo il servizio. L'acqua stamattina c'è e da un po' di giorni, assicurano i residenti, arriva con una pressione sufficiente. Atmosfera serena quindi nell'incontro con il prefetto Antonio Nunziante, alla presenza dei rappresentanti dell'Acquedotto Pugliese. Una delegazione dei residenti di Bari Vecchia, accompagnata dai comitati di quartiere, documenti e foto alla mano, ha raccontato al prefetto 10 anni di battaglie per risolvere l'emergenza idrica. E che Bari Vecchia fosse a secco lo ha confermato lo stesso acquedotto, anche se da qualche giorno, dopo l'ultima manifestazione, la pressione è stata aumentata. Acquedotto ha poi rassicurato, a breve partiranno i lavori per isolare il porto e far arrivare l'acqua al Borgo Antico direttamente dal serbatoio principale di Ceglie. Quindi indietro non si torna. A risolvere definitivamente il problema ci penserà la cosiddetta valvola Valeria, in fase di installazione nei pressi del Policlinico. Da ultimo c'è il problema di Piazza San Pietro. AQP si impegna anche a sollecitare il Comune affinché sostituisca l'impianto provvisorio aereo. Posizionati con l'inizio dei lavori per il piano urban, sarebbero dovuti rimanere lì 2 mesi e invece sono in funzione da 6 anni. Noi quello volevamo il dialogo e la collaborazione, perché restare senza acqua poi tutto diventa molto molto più asciutto. Pista ciclabile di Corso Vittorio Veneto, la sovrintendenza ferma il cantiere e il Comune corre ai ripari. A 10 giorni dall'apertura dei lavori la sovrintendenza vuole controllare il progetto. Il Comune ha chiesto un incontro per concordare eventuali modifiche. L'oggetto della discordia sarebbe la colorazione del cordolo. L'ufficio lavori pubblici è pronto a mostrare alla sovrintendenza alternative al cemento rosso, ovvero materiali color pietra più adatti al contesto della pista che collegherà la fiera al castello. Anche l'asfalto poi potrà subire una variazione e diventare color sabbia.
Via libera da parte della Commissione europea a quasi 55 milioni di euro di fondi UE per lo sviluppo del centro logistico di Bari-La Massinata, finalizzato ad aumentare il traffico merci nella regione e in Europa. La decisione, dato l'elevato ammontare dei finanziamenti europei, è stata presa direttamente da Bruxelles. I 54,7 milioni di euro rientrano nei fondi UE del periodo 2007-2013 per il programma di sviluppo regionale della Puglia, nell'asse prioritario reti di trasporto e collegamenti. Il progetto, ha ricordato la Commissione europea, è di importanza strategica per Bari, l'Italia del Sud, e contribuisce all'attuazione del trasporto ferroviario internazionale in Europa. ADN Cronos Salute, promossa per l'aggiornamento dei medici in TV. La Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina ha promosso Doctors Life, provider per la formazione ECM, Educazione Medica Continua. Oltre 100 ore di formazione di qualità offerte ai medici da 2 anni sul canale 440 di Sky. Il canale TV, edito da ADN Cronos Salute, è stato premiato dalla Commissione per l'impegno sulla qualità che ha portato negli ultimi mesi all'accordo con alcune strutture sanitarie italiane d'eccellenza. Oltre 60.000 gli iscritti al portale, una media di 100 registrazioni al giorno tra medici e farmacisti. Si è inaugurata ieri pomeriggio la mostra Vettor Pisani, eroica, antieroica, una retrospettiva allestita nel Teatro Margherita, sarà aperta fino al 30 marzo. Ce ne parla Barbara Cirillo. Stream makeover tutto imprenditoriale, niente edifici da ricostruire né corpi da smaltire. Il format tutto real entra a far parte dei progetti di Confindustria Bari e BAT per aiutare le piccole e medie imprese nel processo di internazionalizzazione. Un percorso iniziato solo un anno fa. Innovativa, flessibile, dinamica e con un vantaggio competitivo. Sono questi i canoni che hanno portato alla scelta tra 11 dell'azienda vincitrice, la S di Vito Labruna, impresa di Monopoli impegnata in progetti di ricerca. Sì. Extreme makeover per SME, come in un reality, Confindustria Bari e BAT rimette a nuovo un'azienda di Monopoli. Oggi sono stati presentati i risultati dell'edizione zero del progetto. Barbara Cirillo. Un extreme makeover tutto imprenditoriale, niente edifici da ricostruire né corpi da smaltire. Il format tutto real entra a far parte dei progetti di Confindustria Bari e BAT per aiutare le piccole e medie imprese nel processo di internazionalizzazione. Un percorso iniziato solo un anno fa. Innovativa, flessibile, dinamica e con un vantaggio competitivo. Sono questi i canoni che hanno portato alla scelta tra 11 dell'azienda vincitrice, la S di Vito Labruna, impresa di Monopoli impegnata in progetti di ricerca nell'ambito della propulsione navale. Poste Italiane, Aproweb, Federmanager Puglia, Sace, Adecco e Performance, questi invece i partner scelti per affiancare l'azienda nel processo di export, una scelta mirata e non casuale, come ha dichiarato il general manager della S di Vito Labruna, Massimo Labruna. Bisogna individuare soprattutto i giusti partners, perché il trasferimento del know-how poi non deve essere totale e indistinto, perché altrimenti ci si va a creare dei competitors all'estero, ma bisogna andare a individuare dei partner di fiducia a cui poter dare dei pezzi di know-how che siano in buone mani. Una vera e propria rete di partner, insomma, che ha offerto a titolo gratuito la propria consulenza mirata all'internazionalizzazione in un arco temporale di soli 6 mesi, dall'analisi conoscitiva dei prodotti e dell'organizzazione all'individuazione dei punti di forza e delle carenze dell'impresa. Un lavoro attento di analisi e ricerca che ha portato ai primi risultati. Il fatturato generato dall'export è aumentato dal 4 al 15%, ma è solo uno dei tanti cambiamenti presentati dal presidente della piccola industria di Confindustria Bari e BAT, Vincenzo Carpentieri. Cambia che le informazioni devono viaggiare più velocemente, la comunicazione ad esempio diventa già non più in italiano ma in lingua, bisogna essere predisposti a viaggiare, andare lì, presentarsi, diciamo che cambia anche il modello di vita e il modello di come è organizzata e strutturata l'azienda nel suo insieme.
Passiamo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Cielo sereno, temperature comprese tra 1 e 12 gradi, venti moderati, mare poco mosso. In chiusura vi ricordo come di consueto i nostri indirizzi internet www.telebari.it, radiobari.net e info@elsegnodizorro.it. Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito, io vi auguro un buon proseguimento di serata.